Due nuovi decessi che portano a 6 il totale delle vittime, 39 contagiati, solo a Sala Consilina, dove un altro focolaio di infezione nella casa di riposo Juventus ha aggiunto paura a paura. Il sindaco della maggiore città del Vallo di Diano, la zona più colpita in assoluto dal Covid-19 in provincia di Salerno, non nasconde ora le sue preoccupazioni. Si è al lavoro per individuare la fonte del contagio. Un primo focolaio, dice Cavallone, è stato sicuramente il raduno dei neocatecumenali. Questo, ancora più preoccupante, dell'Istituto Juventus, non sappiamo ancora da chi sia stato generato. Sta complicando la situazione d'altronde nel momento in cui ci siamo resi conto che questo virus invisibile e maledetto era penetrato all'interno di una struttura sanitaria. Ci siamo resi conto che sia per il rapporto di convivenza che si vive all'interno di queste strutture, sia anche per l'età molto alta delle persone che vi sono all'interno della stessa, sicuramente sarebbe stata più difficile e complessa la situazione. Purtroppo dobbiamo registrare il primo decesso anche a Sala Consilina, che è il primo paziente che era stato ricoverato presso l'ospedale di Oliveto Citra da questa struttura sanitaria. Il cordoglio alla famiglia, la vicinanza di tutta la comunità purtroppo per questo primo decesso. Naturalmente il numero dei contagiati ormai diventa difficile farlo, era di 39, però ci sono stati due decessi, quindi siamo a un numero di 37 e credo che oggi avremo il riscontro degli altri tamponi che sono stati fatti all'interno di tutta la struttura sanitaria, quindi sostanzialmente oggi aspettiamo questa che per noi è quasi una sentenza, ci auguriamo che il tutto possa essere negativo, ma ci aspettiamo anche che dobbiamo affrontare una situazione diversa, ci auguriamo sempre di arginare e di limitare al minimo possibile quello che ormai questo contagio che si sta un poco allargando all'interno del nostro territorio. Ci sono stati purtroppo altri decessi anche all'interno della nostra comunità del Vallo di Diano, purtroppo il Covid-19 ci ha aggredito oramai in maniera abbastanza diffusa e penetrante, e quindi dovremo allargare sempre di più le maglie del controllo, alzare il livello di guardia e soprattutto continuerò a dire ai cittadini: ci potrebbero essere tanti asintomatici, quindi non bisogna uscire, bisogna rimanere a casa, una sola persona a fare la spesa, bisogna veramente uscire il minimo indispensabile, evitare qualsiasi tipo di contatto, cioè applicare in pieno quello che è il motto che viene detto a livello nazionale, il cosiddetto distanziamento sociale.